www.coachfactor.it, il primo podcast italiano per allenatori creato da allenatori. Benvenuti o bentrovati su www.coachfactor.it. Finalmente ci siamo. Settimana prossima pubblicheremo la prima puntata della nostra Masterclass, un corso d'aggiornamento suddiviso in alcune sessioni nelle quali affrontiamo gli aspetti della pallavolo in maniera così specifica, con un livello tale di approfondimento e una completezza che non si sono mai visti in nessun corso d'aggiornamento. Stiamo provando a portare lo studio della pallavolo a un livello completamente nuovo. L'obiettivo è rivoluzionare in maniera definitiva il mondo della formazione. Quindi resta con noi, resta in contatto per saperne di più, ma soprattutto aiutaci a far arrivare il nostro messaggio a tutti i tuoi amici e colleghi per rendere sempre più ampia, sempre più forte la community di coachfactor.it. Oggi torniamo a parlare di signore maschile e lo facciamo con l'allenatore di Milano, l'allenatore che sta stupendo in questo girone di ritorno, Andrea Giani. Con Andrea una bellissima chiacchierata nella quale entriamo immediatamente nel vivo parlando di pianificazione e insieme ad Andrea riusciamo veramente a entrare in una settimana di lavoro, a scoprire come la pensa, come la sviluppa, da cosa parte per costruirla, ma soprattutto parlando della singola seduta d'allenamento, gli esercizi, il lavoro a punteggio e un consiglio, un segreto, il lavoro a jackpot, come trovare delle soglie che ci permettono di lavorare in maniera specifica. Tutto questo e molto di più in questa bellissima chiacchierata, quindi rimani con noi su www.coachfactor.it. www.coachfactor.it, il primo podcast italiano per allenatori creato da allenatori. Ciao Andrea, benvenuto. Ciao a tutti. Innanzitutto grazie perché insomma siamo sotto playoff e ritagliare un po' di tempo dal ritmo frenetico che avete in Serie A maschile non è facile, quindi grazie veramente per la tua disponibilità. No, grazie a voi, è una cosa estremamente interessante, utile per tutti e quindi il confronto comunque è utile per crescere tutti. Entriamo subito nel vivo dell'intervista parlando di pianificazione. Come pensi, come costruisci? Qual è la filosofia che sta dietro a una settimana tipo, pur consapevoli che un microciclo settimanale ad alto livello spesso non esiste, però proviamo a costruire un microciclo ideale da sabato a sabato, da domenica a domenica. Qual è la filosofia di Andrea Giani? Intanto una settimana tipo la devi costruire in funzione di quello che la squadra ha bisogno, perché io non credo che bisogna fare sempre le stesse cose, tipo il martedì si ricomincia la settimana con lavoro di break point o lavoro di set out. No, io sono per lavorare sulle cose che hanno bisogno i giocatori e la squadra, per cui la somma di 4-5 partite ti dà un'indicazione su che tipo di lavoro devi fare, sapendo sempre che un fondamentale, sia per quanto riguarda legato a una squadra che legato che sia individuale, ci devi lavorare per 4-5 settimane. Quindi non è che nella settimana si possono fare le migliorie, si inizia un lavoro, si imposta un lavoro, che sia fisico, che sia tecnico, che sia di sistema. Quindi io credo che più che mai la distribuzione del lavoro non è tanto settimanale ma mensile, cioè nelle 4 settimane devi avere ben in testa che tipo di partite devi giocare e che cosa vuoi lavorare e far migliorare nella tua squadra. Per cui comunque se noi andiamo nella settimana tipo ci sono sempre dalle 2-3 sedute fisiche, e per me la seduta fisica deve essere l'abbino spesso alla palla, okay, con dei lavori individuali. E qualche volta la seduta fisica la facciamo il pomeriggio, quindi lavoriamo prima la parte fisica e poi facciamo il lavoro con la squadra. E generalmente il lavoro doppio martedì, mercoledì e giovedì sono i 3 giorni che sono doppia seduta. Venerdì potrebbe essere anche la seduta fisica, il venerdì dipende dall'impostazione della settimana e del mese, sabato un allenamento, la domenica poi c'è la partita. Tu quando dici che fate pesi pomeriggio è una scelta per lasciare una mattina in più libera o invece comunque la mattina c'è lavoro tecnico?
Dipende un po' dal carico di lavoro, perché nella settimana tipo ci può essere che tu il martedì e il mercoledì con questi quattro allenamenti fai un lavoro estremamente forte, per cui preferisci che il giovedì mattina c'è una giornata libera, giovedì pomeriggio fai solo una parte tecnica e riprendi venerdì pomeriggio con pesi palla. Ci sono delle settimane o dei carichi di lavoro che impostiamo così, quindi perché ripeto, anche lo stimolo deve cambiare. Per quanto riguarda le sedute di cui parlavi dopo i pesi la mattina, e dividi la tua squadra in gruppi per ruoli o per caratteristiche o per obiettivi, oppure tutto il gruppo fa lavoro fisico e poi viene in palestra? Allora, la mattina se lavoro, faccio pesi palla la mattina, è sempre diviso, due gruppi, mentre quando facciamo pesi palla il pomeriggio lavorano tutti insieme, perché poi dopo si entra a far palla tutti insieme. Il criterio con cui il fisico non è solo pesi. Il criterio con cui dividi due gruppi è un criterio sempre lo stesso, non so, palleggiatori centrali, i posti 4 e libero? Sì, nel senso che per me il lavoro tecnico deve essere dopo i pesi, comunque lavoriamo quasi sempre battuta e ricezione con i palleggiatori che palleggiano, cioè sono perché ripeto, la tecnica è importante, poi dipende anche se qualcuno ha bisogno di fare cose particolari, per cui se devo abbinare dei salti dopo la seduta fisica, allora ci mette dentro l'attacco, dipende un pochettino da che cosa andiamo a lavorare, però per me la ricezione, il palleggio sono, e la battuta ci devono essere sempre abbinati al lavoro fisico. E il lavoro fisico non è solo pesi, perché lavoro, faccio due, tre volte alla settimana, lavoro aerobico, tecnico, lo facciamo la mattina, anche qui sono più gruppi perché lavoro per ruoli, e quindi si lavora fisicamente ma si lavora anche tecnicamente. Ok, quindi questo lavoro che tu fai la mattina è molto legato al lavoro fisico, e quindi per quanto riguarda il lavoro tecnico c'è quasi sempre il focus solo su battuta e ricezione. Come gestisci la battuta dei posti 4? Perché alla fine è molto complesso, no? Delle volte avere anche il tempo di fare battere tanto i nostri due ricettori più importanti. No, la battuta secondo me è un fondamentale più che mai decisivo ormai nelle partite, per cui la battuta si allena nella mattina ma neanche pomeriggio, cioè e non è che fai il lavoro solo analitico sulla battuta, perché la battuta poi deve essere efficiente nel gioco, quindi è un mix, però ripeto, battuta e ricezione sono due fondamentali che spezzano le partite, perché se tu contrapponi una buona sicurezza sulla ricezione quando dall'altra parte hai dei grandi battitori, diventa un pochettino più semplice fare set out, e di contro se tu hai una gestione della battuta buona, riesci a mettere molta più pressione alla squadra avversaria. Questo secondo me sono due fondamentali che tante volte rompono gli schemi delle partite. Io la vedo così, io ripeto, è fondamentale la battuta, lo paragono all'attacco, è una fondamentale d'attacco. Dicevi che non hai uno schema fisso, ma che la settimana, diciamo, è conseguenza di un lavoro di analisi che fai sul medio termine, insomma, sull'ultimo gruppo di partite. E comunque sia, non so, il martedì cominci con un lavoro diviso breakpoint side out, è un lavoro misto, come vivi questa divisione settimanale? Il martedì, perché veniamo dalla mattina dove il lavoro fisico è importante, devi stare attento anche alla gestione fisica, per cui anche i salti devono essere, insomma, calibrati. Lavoro spesso sul lavoro di break, parte della difesa, e poi lavoro in particolare sulle palle alte e quello che facciamo anche
con il muro sulla palata. Ripeto, sono due situazioni dove da una parte viene l'attacco e dall'altra parte viene la fase in modo difesa. Perché anche in quello sono situazioni semplici, però anche e lì tante volte si dividono le squadre nell'efficienza di questi due fondamentali, e tante volte la differenza anche nell'alto livello la fa la gestione della pallata, sia in fase di attacco che in fase di break point. Possiamo dire che la seduta del martedì, sia come volume che come intensità, è forse quella più bassa? No, non è più bassa. Diciamo che hai il martedì, rientri nella settimana di lavoro con una buona quantità di lavoro, il mercoledì è la giornata più pesante, almeno nella mia distribuzione settimanale, e poi giovedì media e venerdì inizia a scendere nel lavoro. Diamo un'idea da parte tua che cosa vuol dire pesante, cioè se è legato molto al volume oppure se è una correlazione importante tra volume e intensità. Allora, intanto quando parliamo di pesante, se il lavoro sui pesi è un lavoro molto pesante, quando abbini la tecnica, quindi abbini i salti, devi stare molto attento, per cui il tuo volume di salti diminuisce. Ci sono invece allenamenti dove io chiedo espressamente, sono allenamenti dove si salta molto, per cui la gestione fisica a partire dall'allenamento della mattina deve essere un pochettino più ridotta. Quando tu dici quando dici che si salta molto e voi utilizzate degli standard medi e col conteggio dei salti valutate la durata dell'allenamento, oppure è già il fatto mentre prepari l'allenamento che ti organizzi per sapere il numero più o meno di salti che farai? Più o meno nell'organizzazione dell'allenamento lo so. Quest'anno stiamo utilizzando il BERT, per cui ho utilizzato anche uno dei salti per atleta, per allenamento, più o meno ci prendo. Quindi comunque i giocatori che saltano in più sono sempre i palleggiatori, che hanno mediamente vanno dai 170 ai 200 salti, allenamento, i centrali, poco di meno, poi ci sono gli spacciatori e gli opposti. Quando lavoriamo molto molto sui salti arriviamo ad avere i palleggiatori nell'ordine dei 200, i centrali fanno 175-190 e gli schiacciatori viaggiano dai 120 ai 135 salti. Questo è più o meno la regina. Se no nel lavoro medio, quando tu cali un pochettino uno dei salti, i palleggiatori arriveranno sui 170, i centrali 150-170, gli schiacciatori dai 90 ai 110. Questo è il numero più o meno. Questo lavoro. Perdonami perché ogni tanto la connessione non è buonissima, quindi c'è un ritardo e ti interrompo non volutamente. Questo numero di salti condiziona la durata d'allenamento o è l'allenamento che condiziona il numero di salti? Nel senso che nel momento in cui raggiungi i target prefissati interrompi la seduta, oppure comunque la seduta ha una sua durata e poi vai a calcolare quanto ha inciso sul numero di salti? Allora, generalmente nella costruzione dell'allenamento so più o meno quanti salti andranno a fare i giocatori. Il BERT è interessante, quindi calcolare il numero di salti quando hai gestione di atleti che hanno una limitazione di salti, e questo incide perché tu a un certo punto puoi fermare un giocatore, a volte stai spingendo molto sull'allenamento e ti accorgi che sei andato oltre la soglia, quindi decidi o di chiudere l'allenamento o di cambiare l'ultima esercitazione. Però in genere arrivo alla chiusura delle esercitazioni che avevo preparato. Abbiamo parlato di volume, parliamo adesso invece di intensità, e come gestisci il numero di salti nell'unità di tempo, insomma, e come gestisci il famoso ritmo d'allenamento? La prima parte, allora, i salti si fanno sempre.